Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questa seconda parte, perché ci tengo a precisare che se il video dura poco è perché è la seconda parte, se no durava tipo troppo l'altro episodio. E quindi è la seconda parte del 37esimo episodio. Andate a vedere, andate in descrizione se non avete visto la prima parte, ma tanto sono sicuro che l'abbiate già vista. Ma comunque, parlando d'altro, al volo, ascoltate queste mie parole perché sono fondamentali. Vi ricordate Milan-Roma? L'abbiamo vista tutti insieme al ristorante Le Streghe sulla Tuscolana e ci siamo divertiti tantissimo. Bene, vedremo insieme se vi va anche Chievo-Roma, sempre grazie al Roma Crew. Infatti, come state vedendo in questo momento dal volantino, sarò ospite degli SR Music e di Sickwolf al The Random, via Scalo di San Lorenzo 99. E ovviamente i prezzi li vedete tutti in grafica, quindi prenotate, mi raccomando, perché l'ultima volta alcuni di voi sono rimasti fuori, dato che c'era il tutto esaurito, abbiamo fatto il panico. Detto questo, ragazzi, se avete dubbi, scrivetemi su Instagram, Facebook, Telegram o dove volete, basta che venite, siamo tanti, dobbiamo fare il panico anche a Chievo-Roma, soprattutto dopo la partita di ieri sera. O dell'altro ieri sera, dipende quando state vedendo questo video. Ma comunque vi saluto, bella regà. C'è la corsa di Marezza a destra, il momento centrale da parte di Verdi che può essere servito in posizione al limite, corre Vardi, è regolare, allora Vardi non sbaglia, e Leicester cala la manita, ma comunque game over a Sanderson Park, passa il Leicester per 5 a 2. Vincere per confermare il periodo ottimo che stiamo affrontando, vincere anche per inseguire l'Arsenal e per continuare a sognare, ma vincere soprattutto per dimenticare la beffa dello scorso anno quando fummo puniti per 1-0 da un gol di Barkley al 91esimo. E quindi buona serata dalla King Power Stadium, questa è Leicester Everton. Oh, e allora il pallone è regolato ancora dall'Everton, che comunque sta giocando meglio. Barkley dentro da Thorgan Hazard. Ziller riesce a rispondere in calcio d'angolo. Guarda per Kanté, sta partendo a destra Mahrez. Kanté porta il pallone, poi ha visto Mahrez, ok, rimpallo favorito con Kanté che va al centro, la mette Mahrez e si salva l'Everton. Pesic in verticale per l'ottimo inserimento di Thorgan Hazard, che è scappato a Marquinhos, lo insegue il brasiliano ma resiste il fratello di Eden che va a calciare, poi Ziller riesce a dir di no, arriva Bellerin che subisce fallo e calcio di punizione che con ogni probabilità chiuderà anche il primo tempo. Un primo tempo che per la verità non ha convinto per quanto riguarda il Leicester, che si sta un po' riposando dopo la vittoria straripante in Turchia, ma è un Leicester che deve fare di più per portare a casa questa vittoria. Mahrez mette ancora il pallone dentro, la deviazione e poi il salvataggio sulla linea. Clamorosa palla gol per il Leicester, forse fuori gioco di Villalba, sì. Ma che salvataggio su Niang! Che salvataggio su Niang, poi quello su Villalba è ancora più clamoroso, ma è a gioco fermo. Barkley passa su Rugani, poi dentro il pallone per Gibson. Palo! E Schlupp allontana verso Niang, che vola in cielo ma più in alto di lui l'avversario. Adesso ragazzi si rischia tanto, però questo deve svegliarci, questo legno colpito da loro deve svegliarsi. Invece continua ad attaccare l'Everton con il cross di Reyes, Schlupp ancora, poi Villalba rischia anche di colpire il pallone con un braccio, non lo colpisce, lo allontana verso Vardy che addirittura può tenerla giocabile. L'ultimo a toccare poi è Gemi, è rimessa per l'Everton. È 0-0, un triste 0-0 tra Leicester ed Everton. E qui me la prendo con la mia squadra perché in questa partita abbiamo fatto poco, ma veramente poco per portarla a casa. E questi sono punti che poi non ci restituisce nessuno. E questi sono i punti persi di cui parlavo. Vardy ha fatto poco e niente, ma gli attaccanti oggi non sono riusciti a fare grandi cose. Forse un turnover esagerato all'inizio con Albrighton che si è rivelato un giocatore inutile in questa partita, almeno perché poi nelle altre che aveva giocato in Capital One Cup contro avversari, va detto, inferiori, non aveva sfigurato. E allora adesso io non so se chiudere qui l'episodio oppure, giusto per chiuderlo bene e non con questa amara in bocca, andare a giocare la sfida contro il Galatasaray per ufficializzare quello che mi sembra un passaggio del turno certo al 90%, perché dovremo perdere 3-0, anzi neanche 3-0, 4-0 in casa, la vedo un po' dura, eh. Però noi comunque andiamo, adesso sarà comunque una partita importante per far rifiatare determinati giocatori. Poi, dopo il Galatasaray, e vi parlo del prossimo episodio, ci sarà il West Bromwich in Capital One Cup, successivamente il Southampton e poi qui o passiamo il turno d'Europa League, abbiamo un po' di Europa League, oppure ci riposiamo praticamente un mese, perché dal 3 al 27 siamo tutti in vacanza. Almeno così, così pare. Chiaramente,
sarà un periodo in cui ci sarà la Capital One Cup, se ovviamente passeremo il turno contro il West Bromwich, e l'Europa League se passeremo il turno contro il Galatasaray. Giovedì 22 febbraio 2018, Leicester Galatasaray, una sfida che apparentemente non significa nulla, ma che ci può spedire agli ottavi di Europa League. Tutto pronto per questo ritorno, per questi 90 minuti, batte come l'andata del Galatasaray. All'andata direi che non gli hanno portato bene. Un italiano ad arbitrare questa sfida, Lauro Leopardi. E allora Podolski e Sneijder come all'andata. 5-2 per il Leicester, direi vantaggio abbastanza rassicurante che ci consente anche un po' di turnover, non esagerato, ma che ci sta. Lo fa arrivare il pallone a Nianga con l'inserimento di Tolisso, ma poi a sinistra Musa è solo e viene servito. Musa prova a calciare, non trova la porta, il primo squillo del Leicester dopo 3 minuti. Cavanda, eccolo qui, proiezione offensiva. Dentro da Sneijder che calcia addosso a Simpson, che ha fatto un gran lavoro però per andare a corpo morto. Poi c'è Musa solissimo a sinistra, Villalba lo manda in porta e lo fa correre. Occhio da Med. Prova su Jeju, in porta ancora il nigeriano Muslera. Mette il pallone sull'esterno. Poi Carol con la pressione di Niang che gliel'ha quasi portata via. Ancora Carol che si appoggia a Muslera. E poi ecco il rinvio dell'ex portiere della Lazio. È mancato l'apporto di Alexandro contro l'Everton e si è visto. Sviluppo non all'altezza delle aspettative. Attenzione, intanto l'inserimento di Tolisso. Com'è andata? Tolisso! Tolisso! Sempre lui in Europa League, ormai è la sua competizione. Leicester in vantaggio, 3 gol in 2 partite al Galatasaray. Evidentemente gli fa bene questa competizione, ha sentito l'aria europea dopo l'avventura a Lione con cui ha giocato questa competizione, si sentiva comunque meglio. E qui sotto le gambe di Muslera che ancora cerca il pallone. Leicester 1, Galatasaray 0, 6-2 complessivo. Poi Yasin per il cross. Aspetta, grossa adesso. E questi palloni sono sempre pericolosi perché ce ne abbiamo fatti due così all'andata. Poi Sneijder con un gran gol rende meno amara la situazione e riporta, riazzera, diciamo, le novità di questa partita di ritorno perché fa 1-1 e quindi riporta a meno 3 la situazione. Ultimi 8 minuti, Leicester è praticamente qualificato. Adesso possiamo dirlo più tranquillamente che non c'è proprio il tempo materiale per il Galatasaray, che non mi è sembrato neanche attaccare con tutta questa insistenza. Probabilmente non ci credevano neanche loro alla possibile rimonta. E allora pallone lungo, salta Simpson, Villalba, Junuzovic va verso la porta. Odegaard servito molto bene. Odegaard rientra sul sinistro, poi non riesce a calciare. E allora sul rinvio di Dragoschi, sul colpo di testa di Tolga, che poi va ancora verticale, l'arbitro lascia correre, ne colpisce anche Rugani. Alexandro mette giù, rinvia, game over, 3 fischi. Il Leicester agli ottavi di finale di Europa League per la stagione 2017-2018 e con la gioia del pubblico che adesso può esultare. È un'esultanza liberatoria perché ovviamente lo sapevamo un po' tutti, dopo il 5-2 dell'andata eravamo molto tranquilli, però il calcio è strano. Il Galatasaray, come stavo dicendo prima, non ha dato particolari sensazioni di volerla vincere, di volerci provare, forse non ci credevano neanche loro. Fatto sta che finisce 1-1 a Tolisso al 16esimo, risponde Sneijder al 27esimo con un gran gol, 6-3 complessivo. Voliamo agli ottavi e vediamo chi prendiamo. Eh sì, a noi tocca il Malaga, come vedete in basso a destra. E tra le varie avversarie, Barcellona compreso, che ci potevano capitare. Ci hanno anche bene, dai, perché il Malaga è comunque una squadra spagnola, quindi tosta, perché noi con le spagnole abbiamo sempre sofferto, ma adesso siamo teoricamente dalla stessa parte del tabellone col Barcellona, però sappiamo che spesso su FIFA viene risorteggiato tutto, quindi oh, una bella finale col Barcellona non sarebbe male per rivendicare quella dell'anno scorso, ma comunque questo è il quadro completo con il quale ci salutiamo. Napoli, Zenit, San Pietroburgo, Malmo, Lokomotiv Mosca, Wolfsburg, Schalke 04, Spartak Mosca contro Porto, poi ecco quella che cazzo di squadra è, non lo so, contro il Villarreal, Barcellona Everton, Lazio PAOK e Leicester contro Malaga. Per il momento, signori, è tutto, lasciate like se questo video vi è piaciuto, spero di sì, perché Tolisso si è svegliato e perché siamo agli ottavi di Europa League, nonostante qualche pareggiotto di troppo in campionato, assolutamente sì, perché 2 pareggi su 2 sfide di campionato sono assolutamente troppi e quindi dobbiamo tornare alla vittoria già dal
dal prossimo episodio, che comunque oggi è stato molto ricco perché ci sono state 4 partite. Ne approfitto anche per dirvi di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. In descrizione trovate tutti i miei social interessanti, e quindi Facebook, Instagram e Telegram su tutti. Noi ci becchiamo con i prossimi video e con il prossimo episodio. Un bacione e bella, ragazzi.